Sorridente, cordiale, empatico, illuminato come nel suo stile imprenditoriale ed umano ormai noto, stiamo parlando di Brunello Cucinelli, 70 anni magnificamente portati, presidente esecutivo e direttore creativo della Maison de Luxe italiana, famosa nel mondo. Oggi a Penne per inaugurare la nuova azienda di Ponte Sant'Antonio. Brunello Cucinelli, venire qui a Penne è stata una scelta anche dettata dai trascorsi, dalla tradizione del territorio. Non anche. Penne, dicevamo prima con il sindaco, voi siete una sorta di Maranello delle macchine, no? Quindi Maranello fanno macchine, voi qui siete i più famosi al mondo per fare abiti da uomo. Noi in Umbria siamo stati sempre conosciuti per la maglieria, la camiceria, ma progettando un futuro bello, speriamo per noi, negli abiti da uomo, Penne è una cosa molto molto seria. Quindi volevamo iniziare questo progetto qui. Quando abbiamo deciso, abbiamo trovato rapidamente questo immobile che abbiamo adibito a, poi sta iniziando la fabbrica che sarà pronta fra un annetto e mezzo. Iniziamo con un centinaio di persone scarse e speriamo che fra un paio di anni, 2 anni e mezzo, di avere un 300 ragazzi e ragazze di sarti veri, di grande qualità. Signor Sindaco, un grande giorno per Penne, grande soddisfazione perché ridà anche una boccata d'ossigeno a un territorio che negli ultimi anni aveva avuto qualche difficoltà con alcune vertenze nel settore. Grande emozione, lo dicevo, siamo emozionati, questo progetto imprenditoriale riaccende quella fiammella per un futuro che ha subito davvero tante difficoltà. Io sono contento, lo dicevo prima a Brunello Cucinelli, per noi significa non solo certificare la qualità della nostra sartoria artigianale, ma soprattutto riconoscere l'abilità delle mani dei nostri sarti. E quindi io lo ringrazio per questo straordinario investimento. Cucinelli, lei diceva giustamente grande attenzione ai lavoratori, la si vede anche dalla ristrutturazione che avete fatto di questo immobile, con ampie vetrate all'ingresso per dare la possibilità alla luce di entrare, ma di vedere questo panorama del territorio di Penne. C'è un grande tema. Le nostre fabbriche generalmente sono nate nella parte produttiva senza finestre perché c'è questo concetto che al lavoro perdiamo tempo. Allora, gli uffici devono avere le finestre, la produzione no. Perché se tu alzi gli occhi al cielo e perdi 3 secondi e l'alzi 100 volte, hai perso 300 secondi. Allora questo non va bene. Io invece penso che la creatività, la genialità dell'essere umano, come diceva Jean-Jacques Rousseau, c'è dove tutto è in equilibrio. Quindi io parto sempre, siamo partiti dalla produzione. Devono essere luoghi belli, sani, dove c'è un bel rispetto tra esseri umani e anche un salario equilibrato, perché questo è il grande tema della dignità, da una parte morale e dall'altra economica. La giornata di Brunello Cucinelli a Penne si è conclusa a Palazzo di Città, dove è stato accolto dal presidente della regione Marco Marsilio e dal presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Avere un nome così importante, un insediamento che ridarà un'iniezione di fiducia al settore della moda, e credo che la riflessione che possiamo fare tutti è perché Brunello Cucinelli è qui. E io credo per un motivo molto semplice: qui Brunello Cucinelli ha trovato le competenze, le alte competenze di un settore storico per il nostro territorio e che quindi ci invita indirettamente a riflettere sull'importanza che hanno le filiere.